È stato presentato presso la chiesa di Via Ischia a Saleone il libro di Papa Francesco Life, del quale è coautore Fabio Marchese Ragona, vaticanista di Mediaset. Life è l'autobiografia del pontefice. Papa Francesco con il libro racconta per la prima volta la storia della sua vita. Una bellissima storia quella raccontata di Papa Francesco. Da che è partita l'iniziativa? Da te o da Papa? Gliel'ho proposto quando in più occasioni abbiamo parlato del ruolo che possono avere i giovani nella vita degli anziani e viceversa, e quindi è nata questa idea di raccontare la sua storia nella storia per lasciare principalmente un messaggio ai giovani perché non si ripetano più gli errori del passato. Quindi il Papa racconta la sua vita e la sua autobiografia, la prima autobiografia di un pontefice. Il Papa racconta quindi la sua storia nella storia dell'umanità. C'è un inedito che ti piace raccontare? Ci sono tante piccole chicche raccontate nel libro in cui il Papa davvero apre il suo cuore perché sa che il suo messaggio possa arrivare davvero a tutti. E racconta anche i momenti difficili vissuti in Argentina durante il golpe negli anni 70, ma anche il periodo della pandemia. Quando lui attraversava Piazza San Pietro, deserta, io gli chiesi: ma a cosa pensava in quel momento? E nel libro ha raccontato a cosa stava pensando in quei momenti difficili per tutti noi. Ecco, ti ha chiamato mentre tu eri a mare, è vero? È successo perché lavoravamo sempre, tutti i giorni, quindi se io mandavo un capitolo da correggere, lui mi richiamava poi per fare la correzione. Quindi è capitato che io mi trovassi al mare e mi ha detto: hai 5 minuti per lavorare? Dico: certamente sono al mare. Mi ha detto: allora metti la crema solare. Ecco, questa sera si presenta il libro Life qui ad Agrigento. Sì, è un'occasione bella perché ritorno nella provincia da cui arrivo, io sono di Canicattì, e la diocesi, appunto l'arcidiocesi di Agrigento, che ha voluto organizzare questa iniziativa, quindi mi fa molto piacere, anche perché mi piace ricordare che il primo viaggio di Papa Francesco è stato proprio nella nostra arcidiocesi a Lampedusa. Questa sera sicuramente ne potremo parlare.